Ciao Pino, hai ragione su quello che dici. Siamo un paese di pagliacci, dove quello onesto che vuole cambiare le cose viene sempre sotterrato. Ma con tutto quello che dici in TV, non ti sei mai fatto una domanda sul perché ti permettono di andare in TV nonostante dici queste verità? Secondo me, i politici, quando vedono i tuoi video mentre li insulti, ridono, perché non hanno paura di chi parla e basta. Che ne dici? Un saluto dal Cerbiatto. Cerbiatto, guarda che non sono solo io a dire ste cose. C'è Beppe Grillo che anche lui le dice da anni. Se tu guardi le trasmissioni, quelle di Santoro, se tu ascolti Travaglio, dicono anche di peggio. Forse sei tu che non segui, magari. E a proposito di mancanza di dignità, ragazzi, c'è stato... io ho un grande amico che viveva a Milano, che si chiama Norman Zoya, che ha scritto la mia prima biografia, che si chiama Standing Rock, lo scotto da pagare. E io con lui, da dopo i Vanadium, collaboro per i testi, da sempre. C'è un'amicizia veramente fraterna con lui, quella che non capisce la gente, no? Certa gente. In poche parole, io, come vi ho sempre detto, il mio sito, il mio Facebook, io non li vedo neanche, non li guardo neanche, ma non c'ho neanche un computer su cui guardarli. C'è una persona che me li gestisce. E due settimane fa, non mi ricordo quando, ha combinato un mezzo casino e ha cancellato, ma non solo Norman, ha cancellato 50-60 amici. Non so come ha fatto, voleva mettere, vabbè, non so neanche di che cazzo sto parlando io. E in poche parole, Norman, siccome anche lui si fa un mazzo così tutti i giorni per sopravvivere, per vivere con dignità, si è incazzato, aveva il suo momento, dice, si è incazzato, ha scritto una cosa su Facebook, non so cosa, non mi ricordo dove, io non l'ho letto. E naturalmente i soliti pezzenti, perché se voi andate a vedere quelli che hanno scritto, sono i soliti pezzenti, quelli che io ho raccolti dal fango e li ho ributtati nel fango, perché è quello che meritano. Gente senza palle, senza dignità, che hanno bisogno di attaccarsi agli altri, no? Non hanno il coraggio di venire da te e di dirti le cose in faccia, capito? Perciò, se qualcuno di voi ha letto queste cose, scrivete a sta gente, vergognatevi e datevi fuoco. Jack!